Eccoci, si comincia. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? La prestazione di Jordan Henderson potrebbe essere la chiave di questa partita. È diventato un giocatore di livello internazionale. Molto tecnico e intelligente dal punto di vista tattico. Sa giocare a tutto campo. Quello che possiamo definire, Fabio, un tuttocampista. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Prova a cambiare la situazione. Luca, sensazionale Pickford! Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. C'è la palla lunga, in avanti. Trippia. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Scodella il cross, si butta per incornare. Un colpo di testa da dimenticare. Witzel. Mertens. Witzel. Lukaku. Luca, sensazionale Pickford. Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Attento De Bruyne! E c'è il gol del Belgio. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Palla a Walker. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Alza la palla in profondità verso un compagno. Il cross di De Bruyne. Prova la conclusione. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Vuole il lancio filtrante. È calcio d'angolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova il cross da dietro. Stanno concentrando i loro attacchi sulla fascia sinistra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. I difensori staranno pensando alle contromisure, se concentrarsi sull'uomo o sullo spazio libero. Dovranno trovare la risposta in fretta in ogni caso. Mertens. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Maguire. Ed ecco il pallone che arriva a Walker. Arnold. Ottimo dribbling. Cross il pallone a centro area. Qui deve... Sensazionale Courtois! Perfetta la parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Trippier. Sceglie tocco corto. La mette al centro. Tenta la conclusione.
Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Non sbaglia dal dischetto, freddissimo, parità. Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Si ricomincia da una situazione di parità. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta, e come? Sensazionale Pickford! Mertens allarga il gioco sulle fasce. De Bruyne riceve in posizione, ci mette, grande questa parata, si libera della palla ed evita complicazioni. Ancora in mezzo, salta e colpisce di testa, completamente fuori misura. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Carrasco cerca un compagno, guadagna, occhio alla conclusione. Beh, questa idea del cucchiaio non granché, eh. Ha comunque impensierito il portiere. Hanno già riconquistato palla. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Si riprende con il secondo tempo. Il Belgio ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Witzel. Hazard. Carrasco. Alderweireld. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Effetto il cross e va a colpire di testa, gonfia la rete. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Conducono con una rete in più degli avversari. Maguire. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Kane cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. La gioca in profondità. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Alla fine hanno capito che il pericolo è nell'aria. Se i bomber sono lasciati liberi di fare quello che vogliono, beh, prima o poi la buttano dentro. È il loro mestiere. Questo errore potrebbe essergli fatale. Siamo arrivati al 60°. Palla a Lukaku, prova la soluzione in fascia,
Ecco un'occasione di contropiede. Marte, qui cercherà il tiro. Conclusione sul fondo. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. De Bruyne. Hazard. Mertens. Sulla destra. Hazard. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Rashford. Passaggio sulla destra. Sulla fascia. È libero. Continua ad avanzare verso l'area. Prova il cross in area. Cross neutralizzato da ottime marcature. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Vertonghen avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Il portiere la calcia lontano. Ci sono tanti difensori in area di rigore, Luca. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta. Palla a Walker. Rashford gioca una palla lunga. Ottima la pressione difensiva. Cerca di superare la difesa con il colpo di classe. Pericolo! A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Lukaku. De Bruyne. Bel gesto tecnico. De Bruyne. Ce l'hanno fatta. A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Un bel tiro. Ha avuto sì un pizzico di fortuna con il rimbalzo sul palo, ma se lo meritava. E si riparte con due gol di vantaggio. Kane. L'avversario ha avuto la meglio. Boiata. Vertonghen. Hazard. De Bruyne. De Bruyne. Bella parata. Che classe. Ottimo salvataggio. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Grande parata su una palla insidiosa. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. E il portiere ci mette una pezza. È attento e allontana senza problemi. Tielemans. Può provare. Bel tentativo, peccato non va. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata. Prova a verticalizzare. Arnold raccoglie un passaggio dalle retro. Va di testa. Ottimo salvataggio. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. E l'arbitro dice che può bastare.
ce l'hanno fatta. Una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno trovato subito la via del gol. Poi sono stati molto bravi a gestire la gara senza concedere troppo agli avversari. Una vera prova di